siamo a Campo Imperatore, è uno dei luoghi più belli di tutto l'Appennino, forse il più bello anche per quanto riguarda la pastorizia, in particolare la pastorizia transumante. È un paesaggio in gran parte costruito dai pastori attraverso i millenni. Ora, queste comunità di erbe, queste comunità di graminacee, di leguminose, si sono evolute con il pascolo. Ora, è proprio il pascolo delle pecore, il pascolo dei bovini, lo stesso pascolo dei cavalli che mantiene in vita queste formazioni erbacee secondarie. E quindi mantenere il pascolo, mantenere la zootecnia in quest'area significa anche mantenere delle formazioni vegetali, delle associazioni vegetali che altrimenti si perderebbero. Molte specie sono strettamente legate al pascolo, sia specie vegetali che specie animali, quindi molte piante erbacee, molte specie di insetti, molte specie di uccelli. Anzi, oggi in Europa paradossalmente le piante selvatiche che rischiano di scomparire, che rischiano di estinguersi, le piante selvatiche, gli animali sono proprio quelli legati alle forme di coltivazione, alle forme di pastorizia tradizionali. Il legame della nostra azienda col territorio è strettissimo perché la tipologia stessa dell'allevamento che viene praticato è profondamente connesso con le caratteristiche floristiche e naturali dell'area. Siamo all'interno del Parco del Gran Sasso e abbiamo la fortuna di avere una varietà floristica quasi unica per l'altitudine e la latitudine alle quali ci troviamo, unica perché il territorio in cui siamo è praticamente pulitissimo e intatto, grazie anche alla nostra storia di abbandono in qualche modo. Questo ci consente di cavare dal latte delle nostre pecore un prodotto unico, che è il pecorino canestrato di Castel del Monte. È unico perché viene realizzato con latte crudo, che non essendo pastorizzato mantiene le proprietà del pascolo di montagna, ed è unico però perché per ottenere questa lavorazione le pecore devono alimentarsi con il pascolo, un pascolo che è locale. Sensoriali di molti prodotti derivanti da animali che sono stati allevati nei pascoli, specialmente nei pascoli di montagna, sono strettamente correlate all'ambiente in cui gli animali vivono. Quando si parla di qualità, oggi si parla sempre di più di qualità ambientale e qualità territoriale. Nelle zone dei pascoli montani soprattutto questi due tipi di qualità vengono a coincidere. E sia la qualità ambientale che la qualità territoriale si riflettono anche nella qualità sensoriale dei prodotti che derivano dagli animali, e la qualità è legata al tipo di habitat, quindi anche al movimento che l'animale deve fare per andare a procacciarsi il cibo. Mantenere l'allevamento in queste aree significa non solo mantenere una forma economica importante, delle tradizioni culturali, un modo di essere millenario, ma significa anche mantenere dei paesaggi, significa mantenere delle comunità di piante, delle comunità animali. In un solo concetto significa mantenere una diversità biologica, ma significa mantenere anche una diversità culturale che affonda le radici nei millenni.